Beh ragazzi, benvenuti su XCOM 2 Enemy Buggato. Allora, sperando che XCOM non sia troppo buggato, perché tutti i video che faccio c'è sempre qualche errore. Rieccoci qui su XCOM e non sapete quanto sono contento di fare un video. Ho passato gli ultimi giorni a essere ammalato ed è stato piuttosto difficile. Sì. Non mi sembra affatto il tipo. Sì, un Van Dorn, eccetera, eccetera. Ah, mercato nero. Non indaghiamo subito, devo fare altre cose. Allora, possiamo prendere nuove reclute nella colonia abbandonata. Possiamo andare al mercato nero e fare le cose che si fanno al mercato nero. Oppure possiamo prendere rifornimenti in Arabia Saudita. E direi andiamo in Arabia Saudita, che è un bel posto interessante. E io non scherzo, voglio andare un giorno in Arabia Saudita. E ci andrò un giorno. Sì. Oh. E abbiamo un nuovo staff disponibile. Allora, abbiamo un po' di rifornimenti adesso che siamo riusciti a recuperare un po' a Minchiam. Allora, noi stiamo facendo uno snodo energetico. È un laboratorio. Qua stiamo rimuovendo macchinari. Qua non possiamo costruire una struttura, possiamo costruire qualche struttura. Un reparto sperimentale mi pare la cosa forse più logica. Molti di voi mi hanno anche consigliato la squadra di guerriglia, che così possiamo sbloccare abilità e magari mettere anche più soldati in battaglia. Cosa piuttosto utile. No. Poi ci sono anche tante cose interessanti. Potremmo anche poi dopo puntare. Sì, non abbiamo capacità residua. Va bene. Comandante, mi serviranno più ingegneri per fare pulizia in altre di queste stanze. Sì, purtroppo ci dobbiamo reclutare nuovi ingegneri, come dicono tutti quanti i nostri amichetti. E vediamo quanti soldati abbiamo disponibili. 10, ferito 1. Ergo, forse la cosa migliore è andare a cercare nuovi soldati. Una colonia abbandonata, che così prendiamo anche i soldati richiesti direttamente da voi. Finalmente, dopo un po' di puntate che l'avete chiesti, possono entrare in combattimento. Sì. Salvatore Gabriele, François Lecor e Max Dan Max. No, Mads Dan Max. Allora, di sicuro due di questi quattro sono vostri. Quelli in mezzo non so se sono esplicitamente richiesti da voi, però va bene. Sì. Ok, traffico. Ah, bottino assortito in Africa, andiamo. Stranamente non ci sono altri attacchi alieni, dobbiamo sempre però fare attenzione al progetto Avatar che avanzerà, però dobbiamo essere più veloci di eccetera eccetera. Ah, siamo riusciti a codificare il datapad Advent. Sti cazzi. Cosa si può fare? Army Gauss è intrigante, però effettivamente io preferisco andare avanti tipo su altre tecnologie. Poteri psionici sì, vanno bene. Però mi intriga anche l'armatura placche. Però al momento non ho una un'abilità di produrre scienza così elevata. Direi ricerchiamo la vipera, che forse è la cosa più interessante. Visione di materiali genetici umani combinati a quelli alieni. Ma devo ammettere che questa creatura rettiliana, con le sue fattezze così distintamente umane, è davvero inquietante. I rapporti dell'era dell'invasione fanno riferimento a una specie con caratteristiche rettiliane, ma non evidenti come in questo caso. Ok, perfetto. Allora. Provo un certo brivido a lavorare nelle condizioni estreme che abbiamo sull'Avenger. Ogni singola decisione è cruciale, ogni sviluppo è vitale. Sì, ma tranquillo, non mettermi ansia, che già c'è l'esame di stato che me la mette. Quindi vediamo un attimo. Continuiamo a fare il bottino assortito. Operativo. E bravi, avete fatto uno snodo energetico. Congratulazioni. Urgente in arrivo per lei, comandante. Mi aspettavo molto dalla resistenza sotto la sua guida. E devo dire che si è superato, comandante. Grazie, abbiamo preso un nuovo dottore.
Progresso Avatar va di 3 e abbiamo 215 di risorse mensili. E allora, abbiamo ricevuto dei dati riguardanti ovviamente le attività aliene in corso. Possiamo subito avviare i preparativi per ostacolare questi eventi oscuri prima che vengano messi in atto. Le contromisure saranno presto disponibili. Vigilanza, gli alieni sono in stato di massima allerta. È più difficile che gli XCOM riescano a cogliere di sorpresa. Giusto. Advent. L'Advent investe per migliorare l'equipaggiamento da battaglia. Ah. Soldati con armature persistenti. E c'è un evento nascosto. Vediamo. Gli alieni aumentano la forza della loro codifica, aumentando i costi legati ai dati del 100% per un mese. Ok. Vediamo la missione che ci assegnano. Dobbiamo salvare un VIP dalla cella Advent. E se vinciamo prendiamo un tiratore scelto e un po' di dati. Direi che come missione va più che bene. Ogni occasione per entrare nel campo di battaglia bisogna sempre prenderla. Non fate mai la minchiata di abbandonare le missioni. Allora, abbiamo praticamente tutti i soldati già qualificati di buon livello. Io tolgo tutti quanti, che è una mia tradizione. E vediamo un attimo che possiamo prendere. Prendiamo subito Salvatore Gabriele, che è uno di voi. He's a real man. E vediamo di prendere qualche soldato non troppo avanzato, perché se mi muoiono in battaglia inizio a piangere. Ma comunque un soldato che possa servire. L'ebreo serve. E direi anche un ranger. Sì, un ranger può servire. Poi dopo prendiamo anche Max Dan Max, che può servire, non si sa mai. Allora, prendiamo tutte le armature disponibili e tutti gli oggetti disponibili. E vediamo di costruire nuove armi se possibile. Allora, possiamo fare un fucile magnetico, che costa un po', però comunque lo faccio volentieri. È un investimento che si fa senza problema alcuno. Quindi, dotazione. Ah! Ce n'ho infiniti! Fantastico! Allora, del resto prendiamo ovviamente cose che possono servire, tipo kit medici. Il soldato semplice invece qui, sì, un kit medico credo che possa servire abbastanza. Invece al recluta Gabriele mettiamo una corazza in nanoplacche. Entriamo nel campo di battaglia. Allora, abbiamo 12 turni a nostra disposizione, che non sono pochi, ma bisogna comunque fare sempre molta attenzione. Iniziamo a posizionarci un po' più davanti, che magari possiamo anche sgamare subito il nemico in posizione. E anche il nostro cecchino mettiamolo un po' più davanti, ovviamente, perché così magari possiamo sgamare un po' quello che capita. Allora, direi, posizioniamoci sempre più avanti possibile. Quindi, Salvatore Gabriele, vai. E del resto, sì, non c'è nient'altro da fare. Mettiamoci sempre proprio davanti, tanto. Qua c'è una vipera. Mannaggia, mannaggia. Allora, un soldato Advent, stupido, è una vipera. Allora, bisogna fare attenzione, comunque sono soldati capaci. Purtroppo il cecchino non ha una visuale estrema. E quindi mi sa che dobbiamo metterci al riparo con questo. Invece, te spostati un po' più in là. E stai in guardia. Io preferisco attaccare nel turno in cui ho la possibilità di far fuoco col cecchino. Mi sta andando via la voce! Perfetto. Quindi al riparo. Adesso siamo più o meno con tutti in portata. E se ci sgamano almeno sono al riparo. Oh merda, si stanno spostando avanti. Mi sgamano, mi sgamano, mi sgamano.
Mi farò attenzione. Ho paura che mi possano sgamare. Ok. Allora, tutti in guardia. Adesso possiamo fare un'azione veramente figa. Però bisogna stare tutti in guardia. No, 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 no. Che fai? Ecco. No, in guardia. Guardia. E anche te in guardia. Invece il cecchino deve far fuoco, che ha una bassa probabilità, tra l'altro, sulla vipera. Bassa probabilità è per essere un tiro a cecchino, però l'ammazza. Ottimo. Mentre l'altro si sposterà con i nostri soldati, potremmo colpire con la guardia. Visto. Fucile a pompa. Mancato. E lo becchiamo. 7 di danno fa questo fucile. Ah. Niente male. Niente male. Promozione ottenuta. Direi. Spostiamoci subito a prendere comunque l'equipaggiamento che ci ha lasciato. Yes. Nucleo di Elerium. Non so che cazzo possa servire. Se sinceramente non so che cazzo possa servire. Tiroci dietro questa colonna. Non voglio vedere cosa c'è dentro perché magari triggerò l'azione del nemico. Ricarichiamo che non fa mai male. Prendi fare un'azione. E avanziamo. Abbiamo ancora 9 turni. Che è abbastanza, ma non bisogna con le mani in mano, bisogna comunque agire. Mi metto dietro questa copertura che sì, sono distante, però comunque magari è una visuale migliore. E avanzo di tanto invece con il fucile a pompa. Ok. Allora. Vediamo che cosa c'è dentro. Apri. Nulla di nulla. Niente da niente. Raggiungo la posizione. Allora, spacchiamo tutto, entriamo. Siamo alle prese con un'unità meccanizzata molto ben accessoriata. Dovremo trovare dei punti deboli se vogliamo Che sperare nel cazzo è futuro. sta merda? Unità meccanizzata molto ben accessoriata. Già il nome non mi piace. Oh cazzo. Tre di danno e due di danno per la corazza. Già che la corazza assorbe i colpi. Mannaggia. Questa cosa qui è strabastarda. Stiamo dietro la copertura. E vediamo di metterci in guardia con questo soldato. Perché ha delle basse probabilità di far fuoco. Invece tu riesci a colpire il mech. Dai. Distrutto. Bravo. Ha trapassato pure il coso di pubblicità. Cioè, è assurdo il mio soldato. Proprio assurdo. Allora, mi posiziono un po' verso il bordo. Ok. E naturalmente il lanciere si muoverà. Spera. Ok, triggerò l'azione del mio soldato, che lo manca. Mannaggia. L'unica cosa è che adesso sì, un buon attacco con i miei soldati, ma per armatura sono ridotto ancora male. Ha detto vuole botte il soldato. Il lanciere ha detto vuole botte, ci giuro, l'ha detto. Allora mi sposto un po' più avanti. Forse è la cosa migliore. Spariamo. 5 di danno, niente male. E invece c'è la cosa brutta che c'è proprio il soldato dell'Advent che mi blocca qualsiasi tragitto che io voglia fare col mio Ranger. Quindi, oh, cavolo. Allora mi sa che sono costretto.
Ciao bello. Cioè tipo ucciso. Ridotto anche piuttosto male. Allora, invece con l'altro soldato bello mi conviene andare sopra l'edificio. Bisogna sempre fare attenzione che comunque magari sugli edifici possiamo trovare qualche soldato. Però confido nell'abilità del mio piccolo tipo che sta lì. Potrei anche in teoria avanzare sopra, però... Però è una cosa che non mi va al momento. Ricarichiamo, tra l'altro, che mi mancano pochi proiettili. E poi dopo dove ci spostiamo? Allora, qua apriamo. E entriamo dentro l'edificio. Preferisco stare in guardia al momento. E allora con questo soldato mi sposto un po' più indietro. E abbiamo solo 6 turni. Mannaggia, è poco, è poco. Spostiamoci più avanti. Ovviamente sgameremo il nemico, però... Oh, non l'abbiamo sgamato. Oh, fantastico. Stiamo in guardia? Non ancora, almeno. Abbiamo poco tempo. Apriamo subito la porta. Vado in posizione. Apriamo. Dai. Override di sistema. Allora, piccolo o grande archivio dati? Facciamo grande, intanto la differenza di probabilità è poca. Non ce l'avremmo fatta comunque, anche con il piccolo. Ho preferito rischiare, intanto non abbiamo perso nulla. Il VIP è con noi. Procediamo all'estrazione. Ok, abbiamo 5 turni per far evacuare il VIP. Ce la facciamo? Sinceramente non ne sono sicuro. Punto di estrazione è lì. Se tutto va bene forse ce la faccio. Ed eccoli qua sopra. Naturalmente sopra l'edificio. Proprio come avevo ipotizzato. Allora, facciamo 41%, dai. Abbiamo distrutto tutto il palazzo, però non abbiamo beccato lui. Cosa geniale. 5 turni, allora. Cioè 5 turni e niente. Noi ci spostiamo correndo con il cecchino, che forse è l'azione più intelligente che si possa fare. Allora io potrei anche fare un'azione un po' stupida. Salvatore Gabriele è nella merda. È proprio nella merda, non c'è altro da dire. Avanzo un po'. Vedo se riesco a fare un bel colpo. Dai, ci proviamo. Critico! Oh! Bersaglio eliminato. Devo ricaricare l'arma. Adesso farò una cosa un po' da temerario. Però conviene. Allora io vedo di scappare totalmente via dalla posizione. Per raggiungere più velocemente il punto di estrazione. Almeno con una delle... col VIP, che forse il VIP è la parte più importante. Scappiamo. Ci tengo dietro questa copertura, quindi siamo ben protetti. Ha detto figlio di una puttana. Questo l'ho sentito. Allora, c'è Salvatore Gabriele che è nella merda. Però c'è un gran culo Salvatore Gabriele. Bravo. Allora... Puttana di tua mamma. L'ha detto. Cazzo, qua stanno arrivando i rinforzi. Cazzo, devo scappare. Oh merda. Allora, mannaggia. Che cosa posso fare? Mi sposto qua dietro e mi metto in guardia. Sì, forse me la posso cavare. Qua mi sposto dietro questa copertura, credo. Sì, me la posso cavare anche così.
Non so perché hai fatto un giro strano. Tu, Salvatore Gabriele, non so quello che puoi fare, sinceramente. Pregherei se fossi in te. Anzi, mettiamoci qua dietro. Ah, cazzo, tu devi ricaricare. Fai una cosa. Vai difendente. Non avevo nulla da perdere. Ci poteva stare anche. Allora, abbiamo solo 4 turni. Io potrei farlo anche estrarre così. Dumble. Non è un'azione che costa turno. Ok, il VIP l'ho estratto. Quindi adesso posso anche fuggire. Che poi che cazzo di nome è Firebrand? È proprio un nome orribile. Salvatore Gabriele, tu scappa. Recluta. Oh mio Dio. Vediamo chi ci aspetta. Ah, ma sono soldati semplici, niente di che. L'unica cosa è che mi intralciano un po' la via. Sono tipo gli intralci di Maccio Capatonda. Ok, qua mi muovo. E ovviamente manco tutto. Proprio una cosa classica e naturale. Allora abbiamo 3 turni. Mena, sono 5. Dei caccia nemici si avvicinano ad alta velocità. La finestra di opportunità si sta chiudendo. Chi posso beccare? Solo uno col fendente. Allora vediamo dopo, perché col fendente possiamo muoverci tanto e magari uccidere anche quel nemico. Qua abbiamo 61%, mi piace. Proviamo. Ucciso, minchia, per un attimo ho avuto paura. Sistemato. Allora, posto. Poi qua ci possiamo spostare un po' più avanti. È pericoloso spostarsi vicino a una macchina sempre su XCOM, però non ne vale la pena, forse. Allora, il cecchino, cosa puoi fare? È un colpo un po' tirato a caso, non mi piace. Noi ci spostiamo tanto avanti, allora col cecchino. Qui siamo sempre più vicini. Ah, purtroppo non c'ho tante granate. Comunque con te proviamo a fare il fendente. Che così faccio fuori subito un soldato. Ovviamente rischia un po' di più. Il nostro ranger rischia. Però almeno è più vicino alla posizione. Questo può servire. Questo stiamo in guardia. Così nel caso se mai si voglia spostare. Si mette in guardia anche lui paradossalmente. E ho una granata. Sì che c'è una granata. Allora facciamo una cosa interessante. Distruggiamogli il riparo che aveva con la granata. Facciamo 4 di danno. E allora, tu che hai più probabilità probabilmente. Anzi no, non ha munizioni. Prova a sparare tu, Salvatore Gabriele. Bravo, ce l'hai fatta. Hai messo pure a 90 il tipo. Ottimo. Allora, abbiamo 2 turni per far scappare tutti e bastano e avanzano anche. No, non avanzano, sono proprio così preciso. Via. Fuggiamo. Ce la facciamo anche in questa missione, non abbiamo nemmeno subito danni ai nostri soldati. Ok, il soldato quello vecchio, il nostro veterano, ce l'ha fatta. E manca solo più il cecchino ebreo e basta. E poi anche Salvatore Gabriele. Ok, ce la facciamo. Per un turno preciso. Cioè, qualcosa di fuori di testa, devo dire. È stata una missione facile, mi aspettavo qualcosa di piuttosto. Ok, estrazione. E ce la facciamo. Yes. Perfetta. Confermato, missione compiuta. Gli alieni non si aspettavano una battaglia. Yes. Promossi tutti quanti, tutti molto bravi. Questo diventa un granatiere. Poi il soldato semplice possiamo farlo aumentare, direi più danno con la spada, che sembra utile.
Poi Safira. Ah, spari automaticamente con la pistola in risposta. Questa cosa qui mi piace. Poi Gabriele diventa un ranger. Che figo che sei, Gabriele. Allora, abbiamo preso un nucleo di Elerium che ci servirà. Abbiamo anche preso dei dati e nuovi soldati, che era il VIP. Allora, oh, fantastico, fantastico, fantastico. Direi che per questa puntata è tutto. Votate, commentate, ci sentiamo alla prossima. Ciao, ciao.